Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, primo video ufficiale dall'ufficialità di Massimiliano Allegri come nuovo vecchio allenatore della Juventus. Allora, tanto ho visto tantissimi messaggi d'affetto da parte vostra e di questo sono molto soddisfatto perché la mia paura era di vedere veramente la guerra, il Vietnam come 2 anni fa, in cui se dicevi di essere contento dell'operato di Massimiliano Allegri venivi, non lo so, deportato all'interno di un campo di concentramento perché avevi detto la più grande eresia del mondo. E invece no, vedo tante persone entusiaste del ritorno di Massimiliano Allegri, di questo mi fa veramente immensamente molto piacere, e qualcuno che comunque non era contento, che non è contento. E penso che sia naturale, è ovvio che sia così, in qualsiasi ambito della vita ci sono i pro e i contro di qualsiasi cosa. Io per forza di cose mi definisco soddisfatto per un motivo, nel senso che considero Massimiliano Allegri un grandissimo allenatore e quindi ovvio che sono contento di avere un buon allenatore in panchina. Dispiace tanto per Pirlo e di questo ho parlato nell'ufficialità di Pirlo, l'esonero di Pirlo ufficiale, nel video che ho caricato ieri, tra l'altro registrato preventivamente, tac, esce l'ufficialità della Juventus e io dopo un secondo riesco a portarvi il video immediatamente. Allora, vi invito a lasciare un mi piace a questo video qua perché è il primo video di giornata. È il primo video di giornata, dopo ne uscirà un secondo e vi chiedo di mantenere gli standard ai cui siamo abituati adesso, quindi 3.000, 4.000 like, 5.000 like addirittura, qualcosa di incredibile, mi fate sempre sentire a casa. E in seconda battuta vi invito a scaricare OneFootball, il link è qui sotto in descrizione, proprio perché oggi parliamo di quello che accadrà adesso. Cosa succederà adesso, ragazzi? Perché sì, è indispensabile capire quali saranno i movimenti futuri della Juventus? E OneFootball è sicuramente il modo migliore per affrontare tutto ciò. Perché qualche giorno fa, vi avevo detto, quando ancora non c'era stata ufficialità, Paratici out, Pirlo out, Agnelli in, Allegri in, Nedved boh, mi ero riservato il dubbio, e quattro, questi quattro, li abbiamo azzeccati nel giro di una settimana. Incredibile perché sembrava una roba difficilissima da indovinare soltanto 4-5 giorni fa, e invece abbiamo già raggiunto uno status di abbastanza equilibrio verso la previsione. Adesso tanti stanno scherzando su questa cosa, tipo ciao Luca, ti seguo da quando ancora non indovinavi le cose che sarebbero accadute in futuro. Mi fate ridere, mi fate ridere perché ci sono queste cose qua. E dicevo, permanenza di Dybala e allontanamento di Cristiano Ronaldo e molto probabilmente l'ingresso anche di Donnarumma. Bene. Per darvi un'idea, secondo me questo è quello che accadrà adesso alla Juventus, non tanto l'uscita di uno e l'ingresso dell'altro, quanto più capire cosa si vuole fare con questi giocatori. Quindi io mi immagino questo. Ora che c'è ufficialmente un nuovo allenatore, i giocatori saranno chiamati in causa e parleranno con la società e con Allegri stesso. E Allegri andrà a spiegare che cosa intende fare l'anno prossimo e la società spiegherà qual è il futuro della Juventus. Partiamo da un presupposto molto molto semplice. Cristiano Ronaldo ha 36 anni, un ultimo anno di contratto con la Juventus per poi andare in scadenza e forse non un rapporto eccezionale con Massimiliano Allegri. Se la Juventus dovesse dire a Cristiano Ronaldo: guarda, il nostro progetto è ricominciare, come abbiamo fatto l'anno scorso, a costruire una linea verde, tu puoi assolutamente rimanere, però sappi che è un discorso che arriverà in prospettiva. Cristiano Ronaldo potrebbe essere interessato, secondo voi, a un discorso in prospettiva quando ha un ultimo anno di contratto con la Juve? Io, per come sono fatto io, terrei Cristiano Ronaldo, perché è molto semplice, come dice il nostro allenatore, più giocatori forti è in rosa, meglio è. È ovvio che la Juventus invece dovrà fare un altro tipo di ragionamento, Cristiano Ronaldo un altro tipo di ragionamento ancora. Quindi io sono ancora dell'idea che Cristiano Ronaldo andrà via, che è ben diverso dal volere Cristiano Ronaldo fuori. Io, con un ragionamento, arrivo a dirvi che secondo me Cristiano Ronaldo lascerà la Juventus. E secondo me a questo punto si aprono davvero delle prospettive interessanti per Dybala, come vi ho detto in un video qualche tempo fa. Ma oggi appunto parleremo nel dettaglio di questa roba qua, di Dybala e Cristiano Ronaldo, perché uscirà il Vendiamo Teniamo degli attaccanti, che andrò a registrare subito dopo questo video, che sarà interessante ora che non c'è più Pirlo, ma c'è Allegri. Perché da qua, ragazzi, partirà tutto. Partirà tutto perché la squadra si deve iniziare a costruire, tolti i dubbi, i grandi dubbi che avevamo, Paratici, Pirlo, Dybala, Ronaldo. Erano questi quattro. Ora che Paratici e Pirlo li abbiamo risolti e abbiamo risolto anche il nuovo allenatore, cosa si fa con Ronaldo, cosa si fa con Dybala? Sono due situazioni spinose. E aggiungo, cosa si fa con Morata,
Quindi questi tre casi degli attaccanti li vediamo insieme oggi pomeriggio nel Vendiamo Teniamo. Parallelamente però c'è un discorso da fare su Donnarumma e Locatelli. Donnarumma e Locatelli. Perché questi due giocatori in particolare? Perché Donnarumma va in scadenza tra un mese esatto e il Milan ha già ufficializzato il nuovo portiere. E la Juventus in questo momento sembra essere forte sull'idea di acquistare Donnarumma a parametro zero. Vabbè, poi ci sono ovviamente le tasse da pagare a Mino Raiola, che è il più bravo di tutti a muovere i giocatori e farsi pagare caro, c'è poco da dire, bisogna riconoscerlo. Però Donnarumma è una situazione che va risolta adesso, per far giocare anche un europeo in santa pace, e l'europeo inizia fra 12 giorni. Quindi, se la Juventus davvero vorrà tesserare Donnarumma, accadrà adesso. Quindi preparatevi, perché ci saranno queste telenovele. Le prossime due settimane sono divise in queste telenovele. Rinnovo di Dybala, sì no. Permanenza di Ronaldo, sì no. Acquisto di Donnarumma, sì no. E acquisto di Locatelli, sì no. Questi quattro. Queste saranno le quattro trattative. Sto già male a pensarci. Sto già male perché abbiamo appena concluso una settimana infuocata lato dirigenziale, lato allenatore, lato presidenza, e adesso abbiamo quattro trattative di fuoco da andare a trattare nel giro di una settimana. Attivate le notifiche per questo canale YouTube, perché credo che ci vedremo praticamente 2-3 volte al giorno. Vedrete più me che vostra madre. Quindi queste sono, perché Locatelli si vorrà fare prima dell'europeo, per evitare che possa fare un europeo di alto livello e che quindi il prezzo possa lievitare verso l'alto. Ci sono degli incastri con Locatelli, interessanti, giocatori di proprietà Juventus che possono interessare al Sassuolo, due nomi su tutti, Frabotta e Fagioli. Mi dispiacerebbe perdere la proprietà soprattutto di Fagioli, spero che si possa incastrare un discorso simile con proprietà, una cosa che non esiste più. Ad oggi ce la recompra, no? Quindi io te lo do, è tuo, però a un certo punto, se mi accorgo che facciamo la recompra, un po' come la situazione di Traoré, proprio col Sassuolo in questo momento qua. Altra situazione che andrà sistemata adesso, perché il giocatore vuole capire cosa fare nel suo futuro. Quindi capite bene che Donnarumma e Locatelli, due giovani italiani che possono essere il futuro della Juventus e della nazionale italiana, sono trattati adesso. Dybala e Ronaldo invece, quelli che negli ultimi tre anni, gli attaccanti che ci hanno fatto sognare, e Morata, ripeto, aggiungo Morata perché bisognerà capire adesso cosa fare con Alvaro Morata, quindi 5, non sono più 4 ma sono 5, sono le trattative che scottano. Voglio concludere il video, quindi preparatevi perché questa settimana sarà, questi 10 giorni saranno dedicati a queste cose qua. Voglio concludere il video come l'ho iniziato, dicendo che ci sono delle persone che non sono contente di Massimiliano Allegri. E io ripeto, penso che ognuno abbia il diritto e il dovere di prendere la propria posizione e dire oh, sono contento oppure no. E capisco anche magari chi non è contento. Io sono contentissimo, ve l'ho già detto, però come vi ho vomitato in faccia più volte da un mese a questa parte ormai, perché è da un mese che vi dico che sarebbe tornato Massimiliano Allegri, ed è tornato effettivamente Massimiliano Allegri, si è avverato completamente quel video psichedelico che ho fatto anche, che ero un po' ubriaco, avevo bevuto una birra prima, infatti mentre registravo il video ho detto oddio che cosa sto dicendo, e si è concretizzato, quindi dovrò bere più birra prima di fare i video. Però non sono convinto che Massimiliano Allegri sia l'allenatore giusto per questa Juventus. E ancora, avessi avuto l'opportunità io di decidere, avrei preso Zinedine Zidane, ve l'ho già detto tante volte. Quindi Allegri non era in cima alla lista dei miei desideri. E ripeto, secondo me in questo momento la Juventus, più che un allenatore come Massimiliano Allegri, serve un allenatore come Antonio Conte, in grado di costruire in poco tempo. Cioè che già dal primo momento in cui prende in mano una squadra, lui la riesce veramente a plasmare a sua immagine e somiglianza. Allegri ci metterà sicuramente un po' di più, non si parla di mesi, per creare uno status ci vogliono anche delle stagioni. Quindi preparatevi, perché potrebbe essere un'altra stagione in cui spero che si lotterà per lo scudetto, ovviamente, perché tante persone adesso stanno dicendo ah beh, è tornato Allegri, torna a vincere in Italia. Non è detto, non è detto, assolutamente non è detto. E ancora, si vincerà in Italia, non si vincerà in Europa, anche qua non è detto. E poi vincere in Europa, ragazzi, tutti gli anni, lo dico il giorno della finale di Champions, una vince la Champions, cioè se stasera o il Chelsea o il City, una delle due perderà, quella che ha perso non è che ha fatto una stagione di merda, è arrivata in finale di Champions. Quindi il mio obiettivo è prossimo anno, già dal prossimo anno, lottare per lo scudetto in maniera concreta, anche andarmelo a giocare all'ultima giornata se necessario, se gli altri saranno bravi da rimanere in scia insieme a noi, e giocarmela in Champions League per arrivare nelle prime 4-8 d'Europa,
per fare un buon percorso, perché l'ultimo vero percorso che abbiamo fatto in Champions è stato l'ultimo anno di Allegri, che è stato il peggiore degli anni di Allegri in assoluto, perché si è uscito con l'Ajax, però avevi già passato anche i quarti di finale, gli ottavi di finale contro l'Atletico Madrid con quella super rimonta di Cristiano Ronaldo. Quindi questo è l'obiettivo. Per il prossimo anno, secondo me, questo è l'obiettivo. E andare a prendere un allenatore come Allegri, esperto di queste cose, ti dà la possibilità di andarci con un certo tipo di gruppo e un certo tipo di approccio. A me dispiace che Allegri venga definito difensivista, ma la difesa, ragazzi, negli ultimi due anni è stato un grande punto debole della Juve. Abbiamo preso dei gol in una maniera incredibile, quindi Allegri sicuramente ripartirà dalla difesa e farà splendere di luce proprio Matthijs de Ligt, e sarà veramente un giocatore che crescerà tantissimo con Allegri, questo, perché ovvio, le squadre, gli allenatori come Allegri iniziano a costruire della difesa e poi passano al resto, ma iniziano a costruire della difesa. E ripeto, la difesa fa parte del gioco del calcio, è inutile che uno mi venga a dire però sai, io capisco che uno possa non piacere, però questo è, se non prendi gol è difficile perdere, è tanto semplice quanto vero questo concetto. E ve ne dico un'altra: l'Allegri che abbiamo sempre visto era abituato a interfacciarsi con Dani Alves, Mandzukic, Tevez, Cristiano Ronaldo, Matuidi Khedira, tutta gente che nella carriera ha vinto. Questi sono giocatori che hanno fatto finali dei campionati del mondo, vinto campionati del mondo giocando da titolare, segnato in finali di campionati del mondo, segnato in Champions League, vinto Champions League da protagonisti, vinto palloni d'oro. L'Allegri che entra oggi nello spogliatoio della Juventus ha perso anche Buffon, l'unico campione del mondo 2006 che c'era rimasto. Di campioni del mondo effettivi non me ne vengono in mente, penso che nessun giocatore in questo momento una rosa della Juve abbia mai vinto la Coppa del Mondo. La Champions League l'hanno vinta Danilo, non da titolare, Morata, non da titolare, Cristiano Ronaldo, che però, ripeto, è molto probabile che vada via. Capite bene che il materiale che c'era una volta di personaggi che l'hanno veramente vissute quelle nottate lì. E allora qual è il punto? Che ci sono tanti giocatori come Chiesa, come Kulusevski, come De Ligt, eventualmente come Donnarumma e come Locatelli, che a quei livelli lì non ci sono ancora mai arrivati, ma anche come Dybala non c'è mai arrivato a quei livelli lì, non c'è mai arrivato. E quest'anno Dybala fa 28 anni, è più un ragazzino, inizia a essere nella piena maturità calcistica. Qual è il punto? Allegri oggi non ritrova uno spogliatoio di campioni che sono abituati. Allegri oggi ritrova uno spogliatoio di giocatori che hanno già fatto un percorso all'interno della loro carriera, come Chiellini, Bonucci, Cuadrado, stesso Morata, Cristiano Ronaldo, se vogliamo Szczęsny, Danilo, Alessandro, e questo qua è lo zoccolo dei senatori, adesso magari mi sono dimenticato qualcuno, di giocatori che hanno veramente già giocato tante partite ad alti livelli. E poi ci sono tanti altri giovani, che sono quelli che vi ho detto prima, interessanti da svezzare e da trasportare. Perché guardate solo il Chelsea e il City di stasera, ci sono tanti giocatori che non ci sono mai arrivati. Tra l'altro, addirittura mi sbilancio, mi pare di aver letto una statistica, nessuno dei giocatori in campo questa sera ha mai giocato una finale di Champions, per darvi un'idea. Eppure sono lì. Perché purtroppo Allegri arriva 7 anni fa alla Juventus, 7 anni fa. 7 anni fa avevo 22 anni, ora ne faccio quasi 30, capite bene che c'è stato del tempo in mezzo. E il tempo è passato per me come è passato per tutti. Ed è passato pure per Max, che ha pure perso i capelli. Però sicuramente è migliorato Allegri nei 7 anni, perché ha avuto delle esperienze e il ruolo dell'allenatore è diverso da quello del giocatore. Perché riesci ad assimilare un po' come una spugna. Ripeto, Allegri non era la mia prima scelta. Però nel momento in cui hai l'opportunità di prendere Allegri al posto di Pirlo, che è un allenatore giovane e appunto avrà bisogno di fare questa esperienza per arrivare a quel livello lì, e sono sicuro che ci arriverà, e gli faccio tantissimi auguri e un grandissimo in bocca al lupo, e spero che vada al Sassuolo, perché è una realtà che mi piace tantissimo il Sassuolo, e Pirlo a Reggio Emilia ci ha vinto 2 trofei quindi farlo giocare in quello stadio lì, vince il campionato con 38 partite vinte su 38 l'anno prossimo. Però capite bene che la squadra in questo momento non è più la squadra che c'era una volta. Allegri secondo me si ritroverà con 5-6
Massimo 5, 6, 7 giocatori che ha già allenato in rosa e tutti gli altri saranno nuovi. E questa è la grande sfida di Allegri. Prendere una Juve completamente diversa, con dei giocatori con uno status e una mentalità completamente diversi e renderli i campioni del domani. Ci riuscirà? Non ci riuscirà? Non lo so. Come vi dicevo, la mia idea è lottare per lo scudetto e lottare per arrivare tra le prime 8 e le prime 4 di Champions League a seconda del percorso che andremo a fare il prossimo anno. E il fatto di andare a prendere Allegri e pagarlo tanto è un buon input da parte della società che ci dice: non ho mica voglia di fermarmi, non è che voglio annullare tutto. E l'anno scorso con Pirlo è stato un salto nel vuoto e un coraggio incredibile ed è andata male. E secondo me era giusto cercare di rimettere in carreggiata la Juventus. E Massimiliano lo può fare. Non è l'allenatore giusto, secondo me, per questo tipo di percorso, ma ha le capacità per riuscire ad adattare comunque la dimensione della Juventus a quello che dovrà accadere l'anno prossimo. Quindi io ci credo che qualcuno non sia contento, non sia soddisfatto, ma vi dico anche che questa prima Juve di Allegri 2.0 sarà per forza di cose diversissima dall'ultima Juve di Allegri che avete visto, quella che si giocava male, bla bla bla, e la prima Juve di Allegri che abbiamo visto, quella che giocava da Dio ed era fortissima. Perché in mezzo ci sono dei giocatori diversi. E anche questo, se vogliamo un po' dentro di me, mi emoziona. Ragazzi, ci vediamo oggi pomeriggio con il video del Vendiamo.